Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Lo so che è tantissimo tempo che non ci vediamo e che non registro un video, ma con settembre ovviamente sarà un po' più regolare nella pubblicazione di video su YouTube. Con il caldo non ci riesco proprio. Visto che però mi è arrivato questo pacchetto che è di una collaborazione, ho deciso di registrare questo video e di mostrarvi il contenuto di questo pacchetto che mi è arrivato. È un pacchetto che mi è arrivato appunto dal sito BB Craft, che sicuramente voi tutti conoscerete. Vi lascio il link, dei prodotti e del sito nella descrizione del video e anche nei commenti, qui sotto. Ma andiamo subito ad aprire. Io, ricordo vagamente il contenuto del pacchetto perché l'ho ordinato un po' di tempo fa. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Sì, ok. Ci sono varie bustine. E realizzerò dei video con questi materiali. C'è la lista con tutti i codici dei prodotti che ho scelto. E allora vi faccio vedere più nello specifico i prodotti. Questa è una bobina di catena dorata. Io faccio sempre fatica a trovare delle catene dorate della dimensione che mi serve. E visto che sul loro sito c'era questa catena, che poi la dimensione è perfetta, ve la faccio vedere subito. Allora, innanzitutto il codice è questo qui, poi c'è la catena che è questa qui, molto molto sottile. Io ho utilizzato già catene di questo spessore e in acciaio normale, quindi va benissimo. Questo è acciaio dorato. Poi ci sono i gancetti per i pendenti, quindi i cosiddetti bails, eccoli qui, e ci sono anche dei moschettoni e degli anellini, eccoli qui, anellini e moschettoni in questo kit, quindi catena, bails, moschettoni e anellini. E cosa andremo a fare con questa catena? Andremo a montare questi pendenti che sono, il codice è questo qui. Adoro di BB Craft il fatto che forniscano il tutto all'interno di queste scatoline, mi piacciono veramente tantissimo. Avevo già collaborato con loro in passato e guardate che belli questi pendenti, mi piacciono tantissimo. Sono delle gocce. Adesso le apro, di varie dimensioni. Mamma, sono stupende, bellissime. E realizzeremo delle collane o magari degli orecchini, vediamo un po'. Molto molto carine. Ecco qui, quindi sono di vetro. Poi ho scelto questi che secondo me sono bellissimi. Sono dei perni per orecchini di cui mi sono innamorata letteralmente dal loro sito. E questo è il codice. E quindi adesso vado ad aprire anche questi perni per orecchini. Sono stati confezionati all'interno di questa scatolina. Ecco qui, ho tolto il tutto e mamma mia, ragazzi, sono spettacolari. Ve li faccio vedere da vicino. Ci sono in quattro colori. Guardate che meraviglia! Sono dei perni satinati a goccia e sono in acciaio e sono in quattro colorazioni. Quindi ci sono neri come questi, poi ci sono questi qui in oro rosa,
meraviglia, dorati e acciaio. Che spettacolo! Dal vivo sono ancora più belli. Mamma mia, li adoro tantissimo. Vi lascio il link ovviamente nella descrizione. Poi magari vi metto qualche foto per apprezzarli un po' più da vicino. E appunto all'interno della scatolina ci sono le quattro colorazioni. Questi qui sono stupendi. Non li devo cacciare perché sono veramente meravigliosi. Mamma mia, che spettacolo, meraviglia, molto molto belli. Ecco qui, quindi vado a chiudere la scatolina e infine ho scelto anche queste sfere in acciaio perché le utilizzo tantissimo. Questo è il codice, ma vi lascerò sempre il link nella descrizione del video. Anche questi sono confezionati all'interno di questa scatolina. Questa non si sfila, quindi la vado ad aprire così. Ecco qui. E praticamente sono tante sferette in acciaio di varie dimensioni che possono essere molto utili, e sono anche i gancetti cioè sono gancetti per pendenti in varie dimensioni. Ecco, come vedete, eccoli qui. Queste le utilizzerò con le catenine in acciaio e con la catena che ho scelto, dorati e color acciaio. Ci sono anche quelli più piccoli, ma sono veramente minuscoli. Alcuni sono di diverse dimensioni, ma sono molto utili perché con queste si possono insomma appendere diversi ciondoli a una catenina. E questo è tutto quello che avevo scelto dal sito BBCraft, quindi vi faccio una panoramica di tutto quello che avevo scelto. Vi metto questa nella bustina. Allora, la catena con il relativo kit moschettoni, bales e anellini, i pendenti rosa che sono molto molto belli, i perni per orecchini e nulla. Ovviamente utilizzeremo insieme questi componenti all'interno di due prossimi video. Quindi restate sintonizzati, mi raccomando, continuate a seguirmi e noi ci vediamo presto con i nuovi video. Un bacione e alla prossima, ciao!